Buonasera, bentornati ad una nuova puntata di Antropos. Questa sera parleremo di rapporti internazionali, perché i destini di ogni paese sono ormai eh, indissolubilmente legati ai meccanismi della globalizzazione e della sovranazionalità, quindi nessun paese che oggi voglia davvero pensare alla propria crescita può rinunciare all'idea di trattenere e intrattenere dei dialoghi, dei progetti e rapporti di collaborazione con tutti gli altri paesi. Torino che è di, è, rappresenta la seconda forza esportatrice del paese e che è diventata in questi anni un importante luogo Meta turistico e culturale ha raccolto queste esigenze e l'ha sviluppata in pieno. Quindi, un anno fa, qui a Torino, veniva nominato l'ambasciatore Franco Giordano e nasceva il settore delle relazioni internazionali proprio per continuare un lavoro che a Torino aveva già iniziato nei rapporti internazionali, ma per amplificarlo al massimo. Abbiamo di nuovo, la nascita di questo eh, settore delle relazioni internazionali. Perché è nato? Si può immaginare, ma insomma, spieghiamone meglio le ragioni. Grazie. E mi dà l'opportunità di ritornare su questa fase molto importante che si è sviluppata forse anche al di là delle, delle mie aspettative, per cui ne sono, ne sono molto lieto. Allora, eh, iniziando, tutto nasce ovviamente da un'idea e un'intuizione del sindaco Fassino. Grazie. Eh, che ovviamente con la sua pluridecennale esperienza nelle relazioni internazionali, prima a livello di partito, poi a livello di viceministro degli esteri, ministro sì. del commercio estero, ovviamente ha sempre eh, attribuito la massima importanza alle relazioni internazionali, prima per l'Italia e ora lo sta facendo per Torino. Da questa sua volontà è nata l'idea di non di creare, ma di rafforzare quella ah. che era già una efficiente certo, struttura di relazioni internazionali, che si era sviluppata particolarmente per e a seguito delle Olimpiadi, e poi eh, proseguire in questa serie di contatti. Eh, proprio per poter dare maggior peso a questa sua iniziativa. Ha ottenuto dal Ministero degli Esteri, tramite la stipula di un accordo, l'unico eh, finora firmato fra una città e il Ministero, di reciproca collaborazione. Mm. Cioè la città eh, diciamo, assume delle iniziative che porta all'estero, o anche in Italia, nei confronti di visitatori stranieri. E Tutto questo in stretto raccordo con le strutture del Ministero degli Esteri, sia a livello centrale che a livello periferico, con le ambasciate, i consolati e gli istituti di cultura. Certo, cioè, un rapporto che rafforza moltissimo il lavoro. Senta, e allora parliamo proprio del, eh, del lavoro che è stato compiuto nel corso di questo anno: sono stati fatti degli incontri molto importanti, delle missioni importanti. Parliamo, iniziamo da quelle più rappresentative, o quelle che hanno portato diciamo, i risultati più, più grandi. Ah, parlando della mia esperienza direi che eh, dove si è vista l'efficacia di questa azione della città eh, si è avuta nel giugno scorso con la missione a Parigi, incontri mm. col sindaco, con le varie istituzioni culturali francesi che hanno portato da un lato all'avvenuta a Torino della mostra Sedega. Famosissima, che ha Famos avuto un grandissimo successo. successo sì. E il tutto anche in termini eh, sorprendentemente eh, rapidi. E questo diciamo testimoni al fatto che eh, quando si hanno dei contatti diretti al massimo livello i risultati poi vengono. E dall'altra posto le basi per quest'altra iniziativa che durerà tutto l'anno su Torino incontro la Francia, si è cominciato con la Francia per ovvi motivi di tradizioni storico e linguistiche e culturali ma eh, proseguirà negli anni prossimi con eh, Istanbul e con Berlino, nel 2014 e nel 2015. Perché infatti a Berlino, da Berlino c'è stata adesso una missione, lei è appena rientrato anche lì, sono stati decisi degli accordi. Mi diceva, eh, mi raccontava, sono stati, avete incontrato i direttori dei principali musei, verrà, nascerà una, un rapporto di questo tipo ugualmente. Esatto, questa è stata diciamo l'ultima missione che abbiamo fatto. Ne avvengo per inciso un'altra a Barcellona fra una settimana di cui parlerò eventualmente dopo. Questa di Berlino è stata importante perché eh, con la collaborazione strettissima ovviamente dell'ambasciata abbiamo organizzato una serie di incontri e con la città di Berlino. Berlino, che ovviamente è una città che ha un certo peso, anzi da certi punti di vista sì. è assimilato ovviamente a uno stato con le sue strutture sì. anche culturali e museali, e con incontri sia con il direttore eh, diciamo, centrale dei, eh, dei musei di Berlino e sì in particolare con la direttrice del Neuss Museum, dove è ospitata la collezione egizia, in quel momento era in corso una stupenda mostra centrata sul busto di Nefertiti mm. e questo ovviamente ha offerto l'occasione per, eh, direi, avviare e rafforzare i contatti fra loro e il nostro museo, museo egizio. Che è un... Eh, un... È un... ovviamente, ma non solo in un ambito bilaterale, e questo è un discorso che può valere anche mm. per altre iniziative, ma anche sfruttare le relazioni bilaterali per organizzare eventi verso paesi città terze. Certo, in modo quindi da, non è soltanto eh, esatto, entro le due città. ad esempio si potrebbe pensare di mettere in piedi, qui sta poi agli esperti, ai curatori, eh, decidere le modalità, parte della collezione egizia di Torino eh, e quella di Berlino, tutte e due derivanti dalla collezione di Drovetti, sì, che era certo. piemontese, console, console francese, e Che ha donato, la sua, donato e venduto la sua collezione in gran parte a Torino e dal nucleo del Museo egizio, poi sviluppato da schiaparelli E una parte è andata al, al Museo di Berlino, per cui e un'altra piccola parte anche al British Museum. Quindi unire questi unire pezzi praticamente o alcuni pezzi certo, ovviamente di queste ex eh, originariamente collezione Drovetti per portarle in altri paesi e far vedere praticamente quello che è stato lo sviluppo della, delle collezioni museali all'inizio dell'Ottocento via via nei, nei decenni successivi. Tra l'altro adesso a Berlino avete anche, siete stati anche ospiti di una bellissima mostra che è stata dedicata a Martin Scorsese, se non sbaglio. Sì, direi che ecco, una delle filosofie che sta alla base è non inventarsi queste missioni dal nulla, ma approfittare di qualche evento certo. che altri magari organizzano, che organizziamo noi stessi, però attorno a questo evento costituire poi eh, tutta una serie di altri certo. contatti. In questo caso l'occasione era stata data da una mostra su Scorsese, organizzata dal museo non dico il nome tedesco non me lo ricordo dal museo non lo citrò neanch'io perché ce l'ho scritto qua mi Il museo del cinema di Berlino e questa bellissima mostra a cui ha partecipato ovviamente il direttore Bardera Alberto Barbera della, sì. del museo del cinema di Torino che ha presentato alla cittadinanza berlinese eh, brani, opere, costumi fotografie di Scorsese con anche un'intervista video con Marti Scorsese che non ha potuto essere presente Molto. e questa mostra a giugno verrà, verrà, verrà a Torino. Qua. Senta, eh, di, io in realtà eh, ho preso appunto di quasi tu di tutte le eh, missioni che avete fatto e ne avete compiute moltissime. In realtà eh, alcuni, quasi tutte queste missioni, anzi direi tutte, hanno eh, poi generato o un accordo o una lettera di intenti di accordi tra i paesi che avete incontrato. Uh, adesso noi siamo a un minuto della pubblicità, quindi eh, le, le, le chiedo questa cosa, ma poi ne parleremo subito dopo l'interruzione. Eh, per ogni paese che avete incontrato, in realtà la lettera di intenti eh, presuppone sempre una collaborazione dal punto di vista economico, sociale, culturale, istruttivo, da, da, in tantissimi settori. Con ognuno di loro probabilmente avete intenzione e volontà di sviluppare nei settori dove tutti e due i paesi possono essere più forti. L'intuizione del sindaco è, è di sviluppare e di migliorare il concetto di gemellaggio, perché. Mm in moltissime situazioni che ho sperimentato anch'io nella mia carriera in varie parti del mondo, il eh, 95% dei gemellaggi si traducono in una visita di una missione, una città, grandi festeggiamenti, musica, cibo, visita di restituzione e tutto finisce lì. Invece cioè. eh, noi eh, diciamo il gemellaggio avviene in un secondo tempo. Che Prima si qualche... verificano eh. le condizioni di eh, collaborazione in vari settori e dopodiché si può decidere di firmare un accordo di collaborazione, però direi che una cornice non eh, determinante, può certo. facilitare, può servire un po' come punto di riferimento, ma non è di sicuro l'obiettivo fare il gemellaggio. Certo, ognuno di questi dal gemellaggio a... si parte o si arriva al gemellaggio, ma eh, diciamo ma per sviluppare una che cosa conta che sono ci... le iniziative. Capisco per perfettamente. Senso. Allora, infatti Tornando, fino, come abbiamo visto eh, finora, è stato così per le altre di cui abbiamo parlato. Allora, continuiamo con le missioni che, che sono state importanti. Tutte lo sono state, ma eh, per esempio quella di Istanbul in Turchia ha, eh, ha previsto la, la presentazione della candidatura di Torino a sede del congresso per le mondiale per le Camere di Commercio nel 2015. Com'è finita? È finita molto bene con una vittoria alla grande e questo è stato molto importante perché l'occasione era il congresso delle Camere di Commercio che doveva decidere proprio sul eh, venue del, su dove si sarebbe svolta nel 2015. Premetto nel 2013, cioè quest'anno, si svolge a Doha e anche mm -hmm. lì la missione l'Italia sarà presente Torino con una sua missione per valorizzare. Però eh, è stata una presentazione di sistema mm. e questo vorrei sottolineare: vale per, tutti, per tutte queste che cosa missioni. cosa vuol dire però, presentazione di sistema. Cioè, eh, si va in queste città, in questi paesi per promuovere Torino, e qui eh, per Torino si intende non Torino unità amministrativa, ma il complesso degli interessi di tipo accademico, culturale, cioè. ed economico, sociale anche e di servizi che ruotano attorno a Torino. Per cui Arrivando anche a comprendere la regione perché di queste missioni solamente fanno parte anche il CEIP per la promozione del, del Piemonte dal punto di vista economico e commerciale. E quella di Istanbul è stata eh, proprio un po' l'esempio tipico perché ha visto da un lato la partecipazione del governo, della persona dell'ambasciatore che ha eh, sostenuto a nome del governo la candidatura di Torino, perché questo è importante, non ci si può presentare certo. da soli all'estero. E questo è frutto dell'accordo di collaborazione generale che era stato firmato a marzo al Ministero degli Esteri. Mm -hmm. e, però, eh, diciamo, eh, una volta ottenuto questo, questo scopo, eh, la missione è andata più in là. Premetto, prima di Istanbul ci siamo fermati due giorni a Izmir, Smirne, per, eh, anche qui è stato fatto un accordo di collaborazione perché Smirne è, è una città molto importante mm. della Turchia, era la concorrente di Milano per l'Expo, non ah. dimentichiamolo. Ah. Per cui hanno, eh, ci hanno ospitato con molto piacere il sindaco e le varie istituzioni e la Camera di Commercio ed è stata presentata a Torino nel suo complesso come sistema. Dopodiché siamo andati a Istanbul e, a parte questo uh, incontro per le camere di commercio, abbiamo poi avuto incontri col sindaco, con i responsabili culturali e di cui sono scaturiti gli effetti che durano adesso. Eh, L'occasione per Istanbul era anche l'avvio dei voli diretti ah, della giù. Turkish Airlines con Torino, certo. eh, per cui si è presa questa occasione per sviluppare l'offerta e promuovere l'offerta turistica della città. Certo. E questo cosa ha provocato? Che 20 giorni dopo il presidente dei tour operator eh, turchi è venuto a Torino ed è rimasto eh, a bocca aperta. Ha detto a eh, una colazione che abbiamo fatto col sindaco: L'abbiamo portato in giro per due giorni e dico: Non immaginavo che Torino fosse così bella, e questo può essere una vietà, ma che offrisse così eh, tante, attrazioni, tante attrazioni. Per cui, fare in modo che i turisti e gli operatori vengano Siamo a Torino. E questo si sta ma... verificando. Prima di Natale, girando per motivi ovvi. Per le vie dello shopping torinese, molti commercianti, sapendo eh, quello che io eh, sono stato incaricato di fare, mi dicevano: Signor Ambasciatore, cominciamo a vedere i turisti turchi che, vendono, che vengono che spendono, cosa che ovviamente non è da trascurare, è da e tempo. che rimangono ammirati dalla città. È per certo. cui questo diciamo, è uno dei, degli effetti. Dopo tre mesi, è venuto, eh, tre mesi da settembre, per cui prima di Natale, è venuta una delegazione della città con assessori e responsabili dei musei per avviare rapporti di collaborazione, in questo caso con col Museo d'Arte Orientale di ecco, Torino. Ecco, io a proposito della candidatura, a proposito del congresso mondiale delle Camere di Commercio che si terrà qui nel 2015, ho assistito alla conferenza stampa. In cui venivano, eh, veniva presentata questa missione a Istanbul, che poi avrebbe presentato la candidatura. Di fatto ho visto, è stato fatto uno studio di ricaduta in termini produttivi ed economici su tutto il territorio, di che cosa vorrebbe dire un evento di questo tipo, perché adesso noi stiamo parlando di un congresso, ma forse. Sì, ecco, ci sfugge, esatto, ci sfugge quella che è la dimensione economica immediata e poi è protratta nel tempo. Qui parliamo di 3-4 mila delegati che vengono da tutto il mondo, ovviamente. Eh, a parte quello che è l'essenza del congresso che poi porterà certo, a sviluppi. Certo. Però già solo il fatto di avere per no, 4-5 giorni a Torino eh, 3-4 mila delegati con accompagnatori o familiari questo già è un beneficio eh, per il territorio dal punto di vista delle strutture ricettive, alberghiere, ristoranti e, e commercianti veramente notevole ma perché poi non credo, anzi ascoltavo non è soltanto un problema di numero di, di, di gente, di delegati che verranno qui che tra l'altro sono delegati che occuperanno avranno un pernottamento di un certo tipo di fascia un ristoro di un certo tipo di fascia ma a parte questo si tratta anche del, del tipo di interlocutore che esatto. viene che sarà un moltiplicatore. Cioè, quando parliamo dire... di Presidente o di Segretari generali delle Camere di Commercio sappiamo che alle loro spalle c'è tutta una struttura economico-produttiva che sarà invogliata a sviluppare rapporti con Torino e il territorio. Esattamente. Senta, allora, sempre per continuare con questa lunga lista eh, di viaggi che lei ha fatto, io ehm, volevo parlare anche, arriviamo al 12 ottobre 2012, lettera di intenti con Lisbona. Cosa succede a Lisbona? Ecco, Lisbona è in parte sfruttando l'esperienza di Istanbul, però con un altro taglio, anche perché ovviamente i paesi sono eh, diversi come potenziale certo. economico, come condizioni economiche attuali. Lì si è puntato molto prendendo lo spunto dall'avvio dall dei collegamenti aerei della TAP Lisbona Torino. Si è preso spunto appunto per stabilire contatti con le due più importanti istituzioni culturali, museali del mm. Portogallo, la Fondazione Gulbenkian. E il, il museo di arte antica. Il direttore del museo di arte antica è venuto un mese fa a Torino, eh, gli abbiamo fatto incontrare i direttori e i sovrintendenti per la parte e come prima conseguenza eh, partirà da Torino una missione dei direttori de, di alcuni musei di Torino che andranno a Lisbona e anche qui per esaminare poi le possibilità concrete. Individuare i pezzi artistici da portare dal Portogallo a Torino, da Torino al Portogallo e insieme, come dicevo prima, magari in un paese, in una città terza. Ecco, questo è importante. Il direttore della Gulbenkian eh, dovrebbe arrivare domani per, lo stesso, per la stessa ragione, tenendo conto che la fondazione Gulbenkian, oltre all'aspetto museale. È molto importante perché si occupa di musica e si occupa di arte contemporanea per cui qui organizzeremo quando verrà poi il Presidente, in una seconda fase, incontri poi con le nostre istituzioni museali, gallerie d'arte moderna le varie fondazioni, dalla eh, Sandretto Re alla Fondazione Mers per l'arte contemporanea, su cui Torino ha parecchio da, ha parecchio da dire oltre che la parte musicale per eh, Devo Teatro Devo dire che orange. adesso poi insomma non vorrei che vorrei trovare anche degli aspetti negativi per fare del contraddittorio, ma adesso ancora non ci però dicevo, non è per fare piaggeria, ma effettivamente ognuna di queste missioni tocca, ra, raggiunge un risultato subito. Io, beh, so, sulla Francia, si è visto perché la, la mostra di Degas eh, ha comportato nel giro di pochi mesi l'organizzazione dello spostamento di 80 opere, quindi non è una, è quasi tutta, tutto ciò che riguardava Degas è stato portato qua. Una nostra importante mostra è stata fatta su, mi sembra, se non sbaglio. Eh, tutto questo nel giro di pochissimo, pochissimi mesi, che per questo tipo di operazioni sono pochissimi. Mi accorgo che effettivamente c'è un'operatività un un eh, veloce, cioè avviene tutto. Eh, la Camera di Commercio è stata una roba abbastanza. Eh... Beh, ma questo diciamo è la conseguenza diretta, perché quando si coinvolgono direttamente le istituzioni che siano più di tipo politico come la città mm. o di tipo economico, culturale, come i musei, le Camere di Commercio, è logico che queste persone, questi rappresentanti, hanno tutto l'interesse ad avviare rapidamente queste iniziative. Però sono tantissimi gli incontri che. Fassino nel corso di questi anni ha fatto, ha eh, intrattenuto con tanti diplomatici del mondo. Quanti sono stati? Da dove venivano? Eh, grazie per questa domanda perché mi dà eh, l'opportunità di spiegare meglio la filosofia sì. delle relazioni internazionali. Cioè quando la città decide di andare in un certo paese, questo è una conseguenza di un lavoro preparatorio eh, svolto in precedenza e che nasce dall'invito che il sindaco appena eletto aveva mandato a tutti gli ambasciatori italiani e stranieri a Roma di venire a Torino per rendersi conto delle realtà. Eh, ad oggi oltre 70 ambasciatori sono venuti Però... e quando dico sono venuti eh, non per limitarsi all'incontro di circostanze di cortesia con, eh, con il sindaco, ma per rendersi conto effettivamente della realtà cittadina in tutti i suoi aspetti, per cui abbiamo organizzato per loro incontri con le Camere di Commercio, con le istituzioni museali, col mondo accademico che per Torino è molto importante. Il 15% degli studenti dell'università e del Politecnico sono stranieri, per cui vogliamo che questi studenti siano... Ambasciatori nel loro paese certo. di, di Torino e del suo territorio. Ecco questo è il lavoro a monte. E ovviamente non vogliamo privilegiare solo i soliti paesi, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, dire in seguito, ma eh, vogliamo stabilire rapporti anche con paesi nuovi, paesi emergenti, paesi relativamente periferici rispetto agli interessi di Torino. Però proprio per questo in un momento di crisi come l'attuale, pensiamo valga la pena di svilupparla. Mi riferisco ai contatti avuti ad esempio con la Macedonia, col sindaco di Skopje che è venuto certo. e in, con la Birmania. Eh, eh. C'è adesso tra l'altro in visita a Roma il, proprio in questi giorni il Presidente della Birmania, il sindaco è stato per anni il rappresentante dell'Unione Europea per la Birmania per che la poi Birmania, ha portato sì. a questa soluzione positiva. Per cui eh, verso questi paesi magari il taglio è diverso e ci si preoccupa magari di fornire loro anche una consulenza e un aiuto in quelli che sono i servizi, ad esempio pubblici, i servizi municipali, dalla raccolta di rifiuti al trattamento delle acque certo. ai, trasporti, ai trasporti urbani. Nel senso che lo scambio funziona anche ecco, in questo scambio, senso. Cioè noi questo visto anche funziona. con paesi del Nord Africo, dell'area del Mediterraneo o delle ex eh, Repubbliche Jugoslave. Eh, questo diciamo, è un altro dei settori, non solo la parte culturale, museale certo. o commerciale, ma anche quella dei servizi, perché ovviamente è un po' la chiave d'ingresso per questi paesi che hanno dei problemi eh, notevoli. Certo, da tra l'altro ambasciatore, noi spesso eh, abbiamo qui ospiti l'Università o il Politecnico. Adesso mi vengono in mente tutti i progetti di cui il Politecnico è venuto a parlare, eh, che sono stati, eh, di cui il Politecnico è coordinatore rispetto a tanti paesi europei. Ehm, come quello che si svolge in Cina sulle energie rinnovabili, eh, o mi vengono in mente tutti i, mh, i progetti che noi abbiamo in piedi eh, per le buone pratiche sulle Smart City. Allora, in tutto questo credo che anche tutti questi settori rientrino negli accordi che voi. Assolutamente sì. Il progetto Smart Cities ovviamente ha due componenti: quella internazionale e quella nazionale. Eh, quella internazionale si è sviluppata recentissimamente. Eh, per ovviamente utilizzare al meglio i contributi che eh, l'Unione europea dà e in questo caso si ricercano alleanze con altre città per presentare dei progetti che poi possono essere trasferiti anche a città, città terze. Eh, Torino ha partecipato diciamo, alla prima tornata l'anno scorso. Con un avvio un po' tardivo forse rispetto a quello che sarebbe stato opportuno, ma c'è stato anche il cambio dell'amministrazione, questo ci è servito sì. per acquisire esperienze. Nel frattempo, Torino invece ha fatto la parte del Leone: notizie di questi giorni, nell'assegnazione dei fondi da parte del MIUR, del Ministero italiano, per, sui progetti Smart Cities. Tutta questa esperienza e dove ovviamente il contributo delle istituzioni tipo il Politecnico sono determinanti, saranno poi utili per sviluppare rapporti di collaborazione presentandoci con queste altre città, certo. queste altre istituzioni con background proprio. È un modo non, per investire In modo proprie... da poter essere anche non al traino, ma noi trainanti di certo. altre istituzioni. E a proposito di progetti dove noi siamo trainanti, li, li, torno, eh, torno su quel progetto eh, sull'energia rinnovabile in Cina, dove effettivamente il Politecnico in realtà. Adesso eh, questo progetto è già in piedi da quattro anni sulle tecnologie i cinesi, la popolazione cinese ha fatto uno sviluppo enorme, anzi son, hanno raggiunto un livello buonissimo, ma eh, l'intervento del Politecnico in questo senso è proprio su una eh, migliore concezione dell'urbanizzazione dei luoghi in cui vengono eh, prodotti e installate queste energie rinnovabili e diventa proprio un nostro know-how che viene portato lì. Eh, e proprio su questo abbiamo svolto. Beh, da questo punto di vista ecco vorrei eh, dire che quello che è stato il processo evolutivo di Torino da un punto di vista urbanistico. La grande mm -hmm. crisi dell'industria ha portato praticamente alla dismissione, all'abbandono di milioni e milioni di metri quadri certo. nell'area cittadina. E, quello che eh, sembrava dovesse essere un problema irrisolvibile che pesasse come un macigno sulla città, invece l'amministrazione l'ha trasformato, trasformato in un momento di un'occasione di spinta e di crescita, eh, creando zone per lo sviluppo universitario, con certo. aree al Politecnico e all'università, con la creazione di giardini, con spazi comuni. E questa esperienza anche la vogliamo trasferire all'estero. Sì. Eh, ad esempio parlando di, eh, di Berlino, un'altra delle componenti è stata la presentazione della riorganizzazione urbanistica di Torino a cura dell'architetto Camerana che lì era in veste... E di architetto, non tanto di presidente del museo dell'auto, ah, certo. anche se sono stati sviluppati accordi in questo senso. Eh, ma in quel senso lui ha una professionalità molto, esatto. molto dentro. E tra l'altro, tornando al recupero delle aree di Torino per i centri universitari, adesso anche lì abbiamo, fatto, abbiamo dedicato delle puntate sull'università, che è il, grandi, il settore grandi infrastrutture ha fatto miracoli da quel punto di vista. Senta, eh, però... Per tornare, sono un secondo indietro anche eh, su, sempre sulle missioni di cui parlavamo ieri sera. Noi ieri sera non abbiamo citato. Il, il contatto con San Pietroburgo che è molto importante forse... sì, questo risale all'anno scorso visita sì. del sindaco e dell'assessore Brazzalarghe la venuta a fine anno del governatore di San Pietroburgo con una folta delegazione dove sono stati avviati i, i rafforzati contatti prima di tutto da un punto di vista culturale che è sempre un po' la chiave, la chiave di accesso sì. con l'ermitage e che eh, ricordo che l'assessore Braccialarga in questi giorni è proprio a sì, San Pietroburgo, e questo è stato molto importante. Allo stesso modo, parlando di quell'area geografica, eh, è venuto sindaco di Ekaterinenburg, con cui si stanno anche sviluppando contatti, anche approfittando della prossima apertura, probabile apertura di un collegamento aereo diretto con la nuova amministrazione Sagat con un sacco di Ekaterinenburg. E si spera che questa nuova amministrazione della Sagat dia impulso a questo, Finalmente perché Torino sarà collegato. Che è ecco, uno degli handicap di Torino è sempre stata quella, un po' per la posizione geografica, di essere tagliata fuori dai grandi collegamenti cioè. internazionali, che sono ovviamente essenziali da questo punto di certo, vista. Certo, è, è un punto di partenza. Eh, Vorrei sì, certo. cogliere l'occasione per dire che in Torino non si è inventata nulla, cioè a Torino c'era già un'attività delle varie istituzioni. Però eh, il sindaco si è reso conto che era necessario coordinare un po' queste attività a beneficio reciproco. Infatti esiste un tavolo, giusto? Eh, sì, più che un tavolo, capirei delle occasioni periodiche: la prossima sarà fra poche settimane. Di incontro dei rappresentanti delle varie istituzioni culturali, accademiche, economico-commerciali, sociali, dei servizi, eh, dove da un lato ognuna di queste istituzioni mette sul tavolo quelle che sono le sue iniziative. Certo. Eh, a beneficio reciproco, perché presentarsi da soli è sempre no, negativo. Certo. Invece quando si va, ripeto, facendo il sistema, rafforzata. questo non vuol dire che ogni missione debba comprendere tutte le istituzioni, a seconda del Paese, però non si trascurano i Paesi piccoli, le realtà emergenti come la Birmania. La Malesia, dove anche si pensa di fare, di fare una missione in futuro. Città del Capo, siete stati anche nel eh, settembre 2012 in occasione del World Congress, eh, sul, in cui è stata presentata una candidatura importante per Torino, quella sul design. Come è andata? Che cosa è successo? Dunque, qui era, si doveva decidere per l'assegnazione eh, della sede per il prossimo Congresso Mondiale degli Architetti eh, del Paesaggio è andato l'assessore La Volta in rappresentanza della città e questo è stato il primo esempio eh, massiccio di eh, iniziativa della città di Torino con il Ministero degli Esteri. Mm. Perché pur essendo, cioè, una... in senso coordinato. Esatto, pur essendo una candidatura presentata in Extremis in seguito alla rinuncia di un paese nordafricano per gli ovvi motivi eh, di rivolgimento in corso, e si è prospettata la possibilità di dover decidere entro poche in poche settimane di presentare la candidatura, si era all'inizio dell'estate, per cui periodo pessimo. Però, eh, con il coinvolgimento del Ministero degli Esteri, tutte le ambasciate sono state sensibilizzate mm. per promuovere la candidatura di Torino e il risultato si è visto quando, arrivati a Città del Capo per la decisione, Torino ha vinto alla grande, con città anche importanti noi come noi Ginevra do... come competitor. Ecco, quindi, noi nel 2015 avremo il congresso mondiale delle Camere di Commercio, nel 2016 eh, quella del, sugli architetti mh, del paesaggio. Del paesaggio. Sempre con quei diciamo, termini di ricaduta di tipo economico per la zona, per, per tutto il nostro E tutto l'indotto, certo. Ehm, poi ci sono stati tanti altri viaggi, c'è stata vabbè, Riga, Lettonia, c'è stata, detto, in Macedonia. Eh, però di fatto eh, noi abbiamo voi avete allargato eh, la vostra azione in tutti i continenti del mondo cioè per esempio sono stati stabiliti dei rapporti con i paesi del Medio Oriente che rapporti ha Torino con alcuni paesi del Medio Oriente? Quali sono questi paesi? Ma, eh, io ho scoperto con piacere che eh, Torino eh, aveva ospitato l'anno scorso un convegno di sindaci israeliani e palestinesi attorno allo stesso tavolo e il successo eh, del colloquio, non il successo poi finale ovviamente che è il processo di pacificazione che eh, non è tanto facile, però è riuscire a mettere attorno al tavolo rappresentanti di istituzioni che sono costrette a convivere, però non sempre pacificamente, è stato tale che oggi... E domani, ieri, oggi e domani, si svolge a Torino il secondo incontro di questi sindaci palestinesi e, e israeliani. E io stamattina eh, sono stato all'inaugurazione di questo evento, domani andranno alla Camera di Commercio, per cui questa è un'iniziativa diciamo, veramente molto importante. Quindi Torino si mette al tavolo della mediazione rispetto a queste... Più che si mette al tavolo, offre praticamente un'occasione di dialogo, disponibilità. Di dialogo. Ma andiamo anche più in là perché, e qui vengo alle prossime missioni, abbiamo programmato per il mese di giugno un 4-5 giorni di missioni in Israele e territori palestinesi dove eh, ci presentiamo col sistema Torino al completo, cioè la parte eh, ovviamente economico commerciale la parte accademica, il Politecnico, già attuali, attualmente è in corso contatti, contatti. con gli atenei israeliani. Il nostro Politecnico, in questo momento, è veramente, è veramente un nostro asso nella manica Ci che molto sfruttiamo bene. con molto spirito di collaborazione reciproca e dell'interesse reciproco. La parte museale, la parte del restauro delle opere d'arte architettoniche, sia in Israele che in Palestina, oltre ai contatti politici, con i sindaci, con i membri di governo. E questo si svolgerà appunto appunto a giugno ed Quindi è una cosa diciamo di un importanza un di, di importanza certo, di, 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 premetto sì. anche qui eh, sull'idea eh, base si sono poi sviluppati diciamo, eventi imprevisti eh, la morte di Rita Levi Montalcini certo. ha dato agli israeliani l'idea di organizzare in quell'occasione un convegno su Rita Levi Montalcini non solo ma sulla scuola torinese dei premi Nobel eh, questa è una cosa molto importante e loro ci tengono forse più di quanto non ci teniamo noi o non ci tenevamo noi. E parallelamente anche eh, ci hanno detto loro, ci hanno ricordato loro che il centocinquantenario della Mola Antonegliana, che è nata come sinagoga, Già, per cui sono interessati anche a un convegno, a un evento, centrato su eh, Mola Antonegliana architettura, Mola Antonegliana nata come sinagoga, Trasformati in museo del cinema, per cui eventi che coinvolgono anche il settore cinematografico. Acce. Per cui è veramente tutto il sistema dell'area torinese è che funziona. È sempre sarà presente. tutto, ci, ci si organizza sempre a sistema. E ovviamente con la massima collaborazione dell'ambasciata. Tra l'altro, domenica 2 giugno, festa nazionale, e Torino praticamente sarà lo sponsor ufficiale. Di fronte ai 1200-1500 invitati presenteremo il sistema Torino. Poi nei giorni successivi avremo poi gli incontri settoriali, sia politico, sia tecnico, culturali, museali, certo. eccetera. Senta, allora dicevamo, eh, Torino sta intrattenendo eh, accordi e contatti eh, con tutti i continenti, quindi parliamo con gli altri paesi dell'Europa, America, Oceania, Oriente, Medio Oriente e Africa. Ma di tutti questi eh, paesi che possono essere appartenenti a questi continenti? È, è sciocco chiedere se ci sono relazioni e luoghi più facili o meno facili. Dov'è che troviamo? È eh, difficile dire perché nei paesi teoricamente più facili, cioè mh. quelli europei Europa. o nordamericani, e quelli dove c'è anche più concorrenza. Certo. Per cui bisogna presentarsi con delle idee in innovative questo senso lo e è proprio fare. per questo di sistema. In altri paesi c'è magari l'ostacolo della lontananza, delle differenze culturali, però i risultati possono essere più rapidi esempio tipico è la Birmania. Ecco, eh, in Birmania, che cosa Birmania cosa praticamente tutto nasce anche lì dall'interesse del, del sindaco per le sue, i suoi incarichi precedenti di rappresentante dell'Unione Europea per la Birmania. È stato eh, il sindaco Fassino che ha accompagnato il ministro Terzi la primavera scorsa in, nel primo viaggio ufficiale in Birmania Birman. e poi in Indonesia, in Malesia, mm -hmm. e questo ha dato lo spunto per avviare mm -hmm. accordi di collaborazione. Eh, di tipo eh, cooperazione in senso, in senso ampio eh, per fornire alla parte birmana quella che è l'esperienza torinese maturata con altri paesi ovviamente in via, in via di sviluppo per la parte dei servizi, per la parte del restauro delle opere d'arte architettoniche, che per loro è notevole. È molto importante. E nello stesso tempo avviare anche rapporti di tipo commerciale, perché è un paese che si sta aprendo e c'era stata anche la presidente, neo presidente allora dell'Unione Industriale, certo che aveva è... partecipato alla missione. Per certo, questo... perché è chiaro che in un paese dove si può eh, intervenire nel campo della cooperazione non è escluso che si possano poi intrattenere rapporti anche commerciali, eh, culturali? Questo senz'altro, bisogna o, o iniziare aspetto. da qualche parte. Lei citava l'Africa, eh, con l'Africa, a parte aver ricevuto anche qui parecchi ambasciatori dell'Africa, delle varie fasce, eh, Mediterranea, Magrebina, Africa Nera e... Africa australe, ma ad esempio in occasione dell'evento biennale democrazia che si sì. tiene ogni due anni, quest'anno in aprile sarà la terza edizione. Una sessione speciale dedicata all'Africa e sono stati invitati i, i presidenti di cinque paesi africani, oltre al segretario generale delle Nazioni Unite, proprio perché vogliamo anche mettere l'accento sulle relazioni con questi paesi che a decenni dal raggiungimento dell'indipendenza si trovano però in una fase critica per il loro sviluppo e per quello che possiamo vogliamo cooperare, ovviamente nell'interesse reciproco. Capisco perfettamente. Senta, prima della fine della trasmissione vorrei sapere quali saranno le nuove iniziative. Allora, prossima settimana, per cui fra pochi giorni saremo a Barcellona. Ecco, Barcellona è il contrario dei paesi africani, cioè una città con cui Torino ha da sempre relazioni molto strette negli ultimi decenni, a cominciare dalla presenza Seat Fiat. E io ho fatto consorzio generale a Barcellona, per cui conosco molto bene i legami molto stretti che ci sono e i molti torinesi che so, si sono trapiantati con profitto a Barcellona, per cui avremo anche lì contatti sia con le istituzioni, sia con le Camere di Commercio e diciamo, l'occasione è data da un convegno sul settore bio delle varie Camere di Commercio mondiali, dove la nostra Camera di Commercio sarà presente in forza e lì sviluppiamo contatti con i vari musei e le istituzioni locali. Dopodiché avremo, prendendo l'occasione delle tournée del Teatro Regio a Parigi e a Vienna, presentazioni di Torino, a Dresda sta maturando e eh, da Vienna prete, ci trasferiremo poi in Israele per quest'altra quest tappa e per l'estate come missioni importanti dovremmo terminare e credo che sia già eh, sufficiente questo. Io ho provato... però abbiamo anche poi il secondo semestre in cui, per cui stiamo già lavorando. State già lavorando. Io ho provato a, ehm, eh, a far coincidere un po' di, eh, eh, di scadenze di date tra... Eh missioni che devono essere fatte all'estero, delegazioni che devono essere ricevute, eventi che devono avvenire, penso che non ci siano giorni liberi. <ride> se non se non posso... ce ne sono, non ce ne sono e altro tipo di contatto, ad esempio con la Svizzera, eh, siamo confidanti, il Consor Generale che sta a Milano verrà eh, nelle prossime settimane, mi pare verso fine aprile, per un contatto specifico e qui ci riallagiamo all'Expo perché vogliono presentare iniziare da Torino il padiglione svizzero. Perché sono convinti, così come lo siamo noi, che i visitatori dell'Expo di Milano in gran parte poi dovranno venire a Torino. Perché sarà Vorranno vero. e dovranno, sta a noi stimolarli ed è per questo che sarà si stanno vero, studiando. È già di collaborazione, in da, insomma, in 45 minuti si arriva no, a Milano. No, e poi e da già, Milano è già un, un asse che funziona moltissimo da molti punti di vista, anche culturale, mito e diversità. Per cui, diciamo, quella che è la tradizionale rivalità Torino-Milano, per l'Expo sarà invece un'occasione di collaborazione nell'interesse reciproco perché è Milano stesso che vuole questa forma di collaborazione. Beh, io devo fare i miei complimenti perché è stato un anno pieno, pieno di lavoro. Effettivamente preparare l'intervista è stata una cosa lunghissima perché era piena di, di operazioni, missioni, direi Perché io stesso ascolti. non mi aspettavo una mole di lavoro così, Beh, devo dire, così impressionante. <ride> Merito o colpa del sindaco, vediamo la no, Il nostro si sindaco è questo. molto inerente. che ci ha messo del suo. Noi <ride> cerchiamo <messo> ovviamente <ride> di stargli, di stargli vero, dietro e di seguirlo. È dotato di straordinaria iniziative. energia professionale, questo è questo vero. È per Torino. Buonasera e benvenuti a questa puntata di Anthropos che abbiamo appunto svolto in compagnia dell'ambasciatore Franco Giordano per parlare di, dei progetti internazionali della nostra città. Di questa collaborazione con moltissime capitali di tutto il mondo. Quest'anno il 2013, dedicato alla Francia. Per via della vicinanza culturale, storica, economica che accomuna questa città, la città di Torino, con il, appunto, la capitale francese e il paese Francia in generale, con iniziative culturali e artistiche che segneranno un po' tutta la stagione 2013 eh, di Torino. Torino quindi proiettata in un contesto internazionale anche grazie al formidabile lancio che ancora le ha dato e ancora, di cui ancora si parla, cioè del, dell'evento olimpico del 2006 che ha fatto conoscere la nostra città in tutto il mondo. Ricordo naturalmente la mail della nostra trasmissione a cui potrete scrivere per sottoporci quesiti, domande, approfondimenti che è antropos@quartarete.tv ed ancora il sito su cui si può seguire la nostra trasmissione che è www.quartarete.tv trasmissione che va in onda tutti i martedì e mercoledì alle ore 20 appunto su questo sito sul digitale terrestre e anche sul canale 511 del HD dell'alta definizione. Vediamo adesso alcuni articoli che ho preso per voi eh, dalla stampa di questi giorni. Il primo riguarda una importante iniziativa eh, riferita al teleriscaldamento. Città, la città di Torino è sicuramente in Italia la città più teleriscaldata. Un obiettivo è quello di tre quarti dei cittadini nel 2022 saranno teleriscaldati. Punta quindi a risparmiare circa 3,5 milioni eh, di euro. Sono 550 mila gli utenti in cui le case eh, arriva il teleriscaldamento, 900 km sono le tubazioni che corrono nel sottosuolo cittadino, 54 milioni sono i metri cubi riscaldati dalla rete, attualmente dalla rete del teleriscaldamento e 890 mila sono le tonnellate di anidride carboniche che si sono prodotte in meno rispetto a quelle che sono le altre eh, produzioni di calore. Vediamo adesso un'altra notizia che riguarda il, appunto, il processo Thyssen, voi tutti ricordate di questa terribile tragedia che ha colpito la nostra città, il rogo nella fabbrica Thyssen il 6 dicembre del 2007 in cui perirono eh, durante l'attività di lavoro notturno, eh, grazie a questo gra gravissimo incendio, eh, una serie appunto di operai. Una palla di fuoco investì eh, questi operai, uno morì subito, gli altri sei... Nelle settimane successive, fra atroci sofferenze, vi fu una prima condanna il 15 aprile del 2011 e poi eh, i risarcimenti. La ThyssenKrupp risarcì le famiglie con 20 milioni di euro. Adesso la sentenza è eh, in qualche modo definitiva, con pene ridotte in appello all'azienda all tedesca e eh, polemiche naturalmente eh, da parte dei eh, cittadini e eh, eh, di parenti di queste eh, vittime.